Beh, in realtà quelli che votano no sono già stati impegnati in passate stagioni nella proposta di altre riforme. Non parlo della riforma proposta da Berlusconi, ma in tanti altri tentativi di modifica della Costituzione che sono stati fatti già da 20 anni a questa parte, se non di più. È, diciamo così, una forma propagandistica per far credere che dire no a questa riforma significhi bloccare qualsiasi processo riformatore. In realtà la nostra posizione, che è una posizione molto varia all'interno del Comitato per il No, noi abbiamo molte sensibilità e moltissime anche parti attive di società civile. La nostra posizione è una posizione di tipo diverso. Noi riteniamo che le priorità del Paese siano altre, riguardino innanzitutto il lavoro, la tutela effettiva dei diritti fondamentali a partire dalla salute, dall'istruzione e da tante altre emergenze che veramente incidono in maniera determinante sulla vita delle persone. La riforma costituzionale non era probabilmente una priorità per questo paese e questa riforma ci pare venga utilizzata come una operazione di distrazione di massa. Primo per far credere che i problemi della crisi economica e quindi anche la non fruibilità dei diritti fondamentali dipenda dalla Costituzione, che è la prima delle grandi menzogne. E la seconda è che modificando la Costituzione in questi termini anche questi problemi verranno risolti. Ed è ovviamente la menzogna di ricaduta che parte insomma da tantissimi messaggi propagandistici del governo. Noi riteniamo al contrario che la Costituzione non sia assolutamente immodificabile, che possa essere modificata, ma deve essere modificata con un processo partecipativo che rispetti non solo i numeri dell'articolo 138, ma anche lo spirito dell'articolo 138, perché la Costituzione è il primo dei beni comuni democratici di questo paese e deve essere modificata con il più ampio consenso della popolazione.